Martedì 22, un 1 minute max effort con 3 movimenti diversi. Warm up di oggi che inizia con 3 set di 8 Superman pull down, 8 down and up, 8 push up e per finire 30 secondi di single under. Il workout è un 4 max rep suddiviso così, abbiamo 4 set dove dovremo fare un minuto di keeping pull up, max effort, quindi il maggior numero possibile in questo minuto. Con lo stesso criterio abbiamo dopodiché un minuto di thruster, dopodiché abbiamo un minuto di double under, il quarto minuto riposo completo. Questi 4 minuti abbiamo detto li ripetiamo per 4 volte. E per finire, come cash out, andiamo a fare un pochino di stretching, facciamo 40 secondi di knee to chest con entrambe le ginocchia al petto, altrettanti 40 solo con la gamba sinistra al petto e la destra distesa, e gli ultimi 40 cambiamo gamba, pieghiamo la destra, stendiamo la sinistra. E dopo questa fase di stretching siete rilassati, endorfine a 1000, mi raccomando, seguiteci sui nostri canali social che sono il canale YouTube, la pagina Facebook e Instagram. Iniziamo il warm up con il Superman pull down, quindi ci corichiamo a terra, gambe tese, braccia tese lungo le orecchie, andiamo in Superman sollevando gambe e braccia contemporaneamente, portiamo indietro i gomiti, quindi tiriamo indietro i gomiti, chiudendo le scapole e attivando i dorsali. Dopodiché abbiamo i down and up, piedi sotto le anche, appoggiamo le mani davanti ai piedi, lanciamo indietro i piedi, ci troviamo in plank, richiamiamo i piedi vicino alle mani e ritorniamo in piedi. Mani a terra, posizione di plank e richiamiamo i piedi. Dopo i down and up abbiamo i push up, quindi ci corichiamo a terra, petto e cosce toccano il pavimento, mani sotto le spalle, ci spingiamo a terra andando a bloccare i gomiti e ritorniamo di nuovo al pavimento nella posizione di partenza. L'ultimo movimento del warm up sono i single under, quindi ci serve la corda o i jumping jack se siamo a casa ad esempio e non abbiamo la corda. Impugniamo le maniglie, gomiti vicino al corpo, mani un pochino più in basso dei gomiti, singolando, quindi un salto e la corda che passa una volta sotto i piedi. Dopodiché iniziano i 3 movimenti del workout, che oggi sono 4 set, ogni di che cosa, un minuto max effort dei vari movimenti. Il primo sono i keeping pull up. Andiamo ad appenderci alla sbarra con le mani un pochino più larghe delle spalle, eseguiamo degli swing, quindi ora Superman, pike and pull, quindi stendo l'anca e arrivo con il mento sopra la sbarra. Se sono a casa e non ho qualcosa di solido a quale appendermi, posso ad esempio scalare il movimento con degli strict pull up. Finita la parte alla sbarra, nel minuto successivo abbiamo dei thruster. Quindi portiamo in front rack e bilanciere, gomiti alti, piedi, larghezza, front squat, eseguiamo una accosciata completa e quando risaliamo dallo squat per concludere il movimento dobbiamo stendere con forza l'anca, innescare la salita del bilanciere e poi concludiamo spingendo con le braccia. L'ultimo minuto sono double under, quindi non più la corda che passa una volta sotto i piedi ma due volte. Niente, oggi non è giornata per double under, ve lo dico, quindi è normale che ogni tanto vi sbagliate, un salto e la corda che passa due volte sotto ai piedi. Il quarto minuto è riposo completo, questi 4 minuti li ripetiamo per 4 volte. E per concludere, oggi come cash out abbiamo dello stretching. Facciamo 40 secondi di knee to chest con entrambe le ginocchia al petto, quindi andiamo ad abbracciarci le ginocchia e le tibie portando le ginocchia più possibile vicino al petto, allungheremo così la lombare, la catena posteriore, dopodiché faremo altri 40 secondi mantenendo solo il ginocchio sinistro al petto e per concludere altri 40 secondi di knee to chest mantenendo la gamba destra al petto.